Benvenuta e benvenuto a Lezione Consento che Posso, nella playlist dedicata alle lezioni di antropologia culturale. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. Ti invito inoltre a seguire Sento che Posso sui canali social Facebook, Instagram e Twitter. Con questa video lezione diamo inizio ad una serie di interventi dedicati alla dimensione religiosa. La religione è un complesso più o meno coerente di pratiche, riti, osservazioni di precetti e di rappresentazioni come credenze che riguardano i fini ultimi e le preoccupazioni estreme di una società di cui si fa garante una forza superiore all'essere umano. Quando facciamo riferimento alla dimensione religiosa, facciamo riferimento a due dimensioni, quella del significato, che sta nei valori che esprimono i fini ultimi e le preoccupazioni estreme di questa società, e la dimensione del potere, c'è qualcosa o qualcuno che ha l'autorità incondizionata di sanzionare tali valori. È un ente soprannaturale, generalmente, che si manifesta direttamente o tramite i suoi rappresentanti umani. La religione svolge essenzialmente due funzioni. Una integrativa, ha il compito di spiegare l'importanza indiscutibile di questi valori, di affermarli e di ribadirli. E una protettiva, mette al riparo gli individui dalle ansie, dalle insicurezze connesse con la vita personale e collettiva. Come si esplica questa doppia funzione? Beh, attraverso simboli che veicolano concetti che costituiscono i significati di tali simboli, di solito questi simboli sono rappresentati da un'immagine e da un luogo, attraverso miti, racconti che organizzano questi concetti in discorsi dotati di una propria coerenza, e attraverso riti, azioni che mettono in scena i concetti, li rappresentano a coloro che eseguono il rito e a coloro che vi assistono. Nelle prossime lezioni andremo ad analizzare gli elementi della religione e i tipi di culto. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno postati, metti un like, lascia un commento e condividi con tutti coloro che sono interessati alle scienze umane, in particolare all'antropologia culturale. Continua a seguirmi e aiutami a far crescere il canale. Ciao,